Dottoressa Racca, i farmacisti di comunità è la prima volta che si siedono in aula per apprendere le specificità dei percorsi terapeutici specialistici oncologici. Questa è sicuramente la volta più importante. È la volta più importante in cui la farmacia del territorio si lega a un istituto di altissima ricerca in un progetto che vede i farmaci oncologici e malati oncologici protagonisti. Quindi un impegno per la farmacia del territorio che dimostra sempre di più quanto sia all'altezza nel portare avanti le terapie e nel integrarsi nel sistema sanitario nazionale. Cosa si aspetta dal progetto PROF? Mi aspetto tanto, mi aspetto che come sempre la farmacia dimostri che bisogna scegliere la farmacia del territorio. Mi aspetto che, siccome i farmaci in questo paese, nel giro del mondo, hanno aumentato la vita media, lo sapete che negli ultimi 30 anni, grazie anche ai processi della medicina, la vita media è aumentata di 7 anni. E quindi mi aspetto che la farmacia possa contribuire ancora a dimostrare che la farmacia del territorio può monitorare, può fare aderenza a terapia e quindi può, per queste malattie che stanno diventando croniche, essere la protagonista nella cura del malato. È vero che Federpharma, Promofarma e IRST stanno per sviluppare una piattaforma informatica di collegamento tra farmacie di comunità e l'ambiente specialistico dell'IRST? Sì, è verissimo. Noi abbiamo investito molto, Federpharma ha investito molto nella digitalizzazione, le farmacie hanno investito nella digitalizzazione. Quindi queste sono delle piattaforme informatiche che sono state messe a disposizione gratuitamente dalle farmacie e del sistema sanitario, in cui appunto si dimostrerà quanto l'aderenza alla terapia possa essere seguita dalla farmacia del territorio. E quali vantaggi ne potranno derivare per i pazienti? Potranno derivare grandi vantaggi, intanto quello di rivolgersi a un professionista vicino alla casa del paziente stesso. E i vantaggi saranno quelli che i dati che la farmacia ritrasmetterà al sistema sanitario regionale, in questo caso, perché appunto si parla di Emilia-Romagna, quindi potranno testimoniare la convenienza nella scelta della farmacia del territorio. Nell'ambito dei percorsi inerenti alla farmacia dei servizi, ritiene che il progetto PROF possa contribuire a migliorare i risultati clinici e la sicurezza dei pazienti in campo oncologico? In particolare, ritiene che possa accentuare il valore dei farmaci innovativi, di cui tanto si parla, rendendolo più proporzionato agli ingenti costi che sostiene il Servizio Sanitario Nazionale? La farmacia del territorio ha dimostrato quanto la scelta della farmacia sia anche risparmio per il sistema sanitario, per nazionale e regionale. E sapete che la spesa farmaceutica territoriale è in continua diminuzione, mentre la spesa ospedaliera è in aumento. Quindi questa è un'ulteriore dimostrazione, sarà un'ulteriore dimostrazione del fatto che scegliere la farmacia del territorio porterà risparmi al sistema nazionale e regionale. La farmacia dei servizi è nata proprio perché c'erano esigenze di salute diverse, perché c'è un'anzianità in aumento e una cronicità in aumento. E quindi la farmacia non soltanto come distribuzione del farmaco, ma anche per tutta una serie di servizi che vedono sicuramente la prenotazione, il ritiro dei referti, che vedono la telemedicina, quindi le autoanalisi, ma che vedono proprio l'assistenza domiciliare integrata, ma che vedono proprio progetti di questo in questo senso, quindi verso l'aderenza alla terapia. Impariamo a usare i farmaci, ma usarli in maniera corretta, a usarli se servono, quando servono, ma il farmacista del territorio è proprio quello che deve seguire il paziente, il malato, in questo senso. Lei è invitata come relatrice all'importante congresso dell'AFI che si svolge a Rimini proprio in questi giorni. Quale è il focus dell'evento e si parlerà anche del progetto PROF? Questo è uno dei convegni importanti che Farmindustria fa durante l'anno. Io trovo che il rapporto tra la Federpharma e la Farmindustria sia prioritario. Farmindustria naturalmente quindi sono i produttori dei farmaci, noi siamo i dispensatori dei farmaci e quindi su questo dobbiamo andare avanti, proprio perché anche il cittadino capisca che deve usare farmaci sicuri che vengono prodotti da industrie farmaceutiche dispensati nelle farmacie del territorio e quindi su questo dobbiamo andare avanti, non rivolgiamoci assolutamente a internet, continuiamo a seguire il medico di medicina generale e il farmacista e quindi questo di cui si parlerà anche oggi, quindi il vostro progetto è importante quindi e va in questa direzione.